se ci divorzi stai male, però la tua presenza per me è fondamentale. Tu sai che io ci tengo tanto, tanto, tanto che stai vicino a me durante tutto, e poi voglio vederti, fa ridere anche vederla, perché io ammiro questa donna. Mi scusi, buon uomo, mi scusi. Senta, anche se faccio paura con questa voce io... O mandalir, è vero? Sì, un po' very wise. Sì, sì, sì. Senta, mi scusi, sì. Io volevo chiederle se lei conosce il signor Garrison. È un biondino molto giovanile, non tanto alto, indossa sempre scarpe ridicole, tipo le sue, sì. Come al solito. Sì, poi parla malissimo l'italiano. Proprio, è incomprensibile. No, no, si commuove per nulla. Sì, è imbarazzante. Cosa? Senta, vedo che lei non sa assolutamente niente. Allora io proseguirei, magari qualcuno prima o poi mi dice. Julie! Sì! Sei tu? Sì! Ma sei vecchissima! Non ti si può vedere! Sei pazzo! Hai una brioche qua sotto, una brioche. Ma guarda, cioè, se uno ha bisogno di un po' di complimenti basta chiamare un amico che ha il gioco e fare, no? Grazie, Giulia. Prego, però ho fatto una gaffe. Sei pronto per lo spettacolo, Giulia? Beh, io sempre, anche se stasera un po' arranco. Sì, sì, un po' arranco. Vabbè, comunque dimmi, ma io volevo sapere, dimmi. Quando tu mi hai chiamato al telefono. Io sono stato chiarissimo. No, per niente, non si capisce mai quando parli, non si capisce una parola, non so il motivo per cui... E quello chi è? Ecco, hai ragione per essere qui. Ah, è José, José Perez, sei famoso in tutto il mondo quel ragazzo lì, José, classico. Perez, José. Datemi un tutù nelle scarpette, José, già arrivo. No, 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 aspetta. Arrivo. Aspetta, partiamo a ballare. Vabbè, se proprio dobbiamo, parliamo. Su, ragazzi, Big Spender. Ah, oh, fate fatica. 5, 6, 7, 8. Io no. Le donne. Io sono stato. Che carino. Su che famo notte. Io qui c'ho una responsabilità, sai. C'ho 5 coreografie da fare, sai. Senti, ma io volevo sapere, ma quest'uomo è tutto così strepitoso, cioè voglio dire tutto così nuovo, tutto così, io dico, non tu, lui, io, ma tu l'hai mai toccato di poi tutto così sodo come sembra, cioè tutto così ciccioso. Vabbè, ciccioso non lo so, però ti faccio vedere da vicino fra poco, perché è con loro devi fare lo spettacolo, devi interagire. Oddio, io non vedo l'ora di interagire. Aspetta, voglio farti conoscere un po' di gente. Ok. Vabbè, vediamo, lì alla sbarra, vedi, col guanto, quella è Claudia. Claudia è la mia assistente, ha 40 anni, torna a ballare. Anni, due anni, altrimenti è tutta un'altra roba, Gary, ti prego, anni. Da 40 anni si trova protagonista di questo spettacolo, eh? Sì. Poi c'è quella che sta facendo gli stretching geriatrico, dico. Borella. Lei per noi è l'anima della sala prova. Rita. La conosco. Lei sa esattamente quando urlare e quando dare una carezza, C'è Claudia, sai che è una mamma, ha due figli, uno si chiama Giulia, 8 anni, e Asi, mi sa che ha 3 anni. Sì, wow. Interessante. Rita. Ah. Ma lo sai che c'ho il lavoro? Se sente, poi ci ho pensato comunque. A che cosa? Ma non ti piace di perché? Quello che ti dicevo l'altro giorno. Ma tu pensa che te la danza è tosta questa. Allora, la regola di Ambete è se tu sei un bravo ballerino comandi tu, se tu non sei un bravo ballerino comanda lei. Quando balla basta guardarla nella faccia, quando il movimento del ballerino è giusto tutto ok, il momento che il ballerino sbaglia qualcosa lei semplicemente alza il mento, guarda da un'altra parte e che ti ho fatto adesso? Non dimmi. È che ieri mi hai detto di venirti a destra. Oggi non ci riesco di qua perché mi viene tutta storta su. Venire alla destra? Non te l'ho detto mai. Sempre ti ho detto di venire qua, davanti a me, di maniera che? Maniera che? Quando José dice maniera che, lui vuole fare maestrino. Ieri. Qua? Drama, perché lei è la... Maestra, lei è la maestra proprio, cioè. Uno mi fa male qua, due sono tutta storta, se ma mi ti fa male perché, non so, devo andare da terapista, che ne so io. Da terapista, è che tu devi tenere su bene. Ci
cioè fragile maduro. No, volevo dirti, sai cosa sono i vantaggi di essere coreografo non più ballerino? Nessuno, ti giuro. C'è uno si sente ancora ballerino dentro, eppure fuori si sente c'è un supplì. Ma di me? Però pur sempre questa c'è. Ecco Maria. Ah, Maria Zaffino. Maria Zaffino per me è un raggio di sole, sai? Quando lei sa la prova, lei no, è piena di energia, non si ferma mai, non lamenta. Soltanto che è perfetto per qualsiasi coreografo, Soltanto che da piccola una persona molto stupida l'ha detto una cosa che l'ha proprio complicato la vita. Guaglio! Alta dimensione! O San Gennaro, tu Esperti, ti ricordi già l'esperto? Conosci già l'esperto? Quanti uomini e donne? Mezzo. Vorresti essere corteggiata? Ma non so, perché io come tronista non mi ci vedo, anche perché io il mio tronello ce l'ho già. Okay. Allora, parliamo un po' di Gianni Sperti. Sai, lui aveva smesso di ballare per parecchio tempo perché diciamo che la sua vita aveva preso una piega un po' strana, no? E io sono contento perché è tornato a ballare. Sai che la vita di un ballerino non è mai senza buche o trabocchetti, Ma guarda, non solo quella di un ballerino, no? Comunque lui è tornato a vivere il sogno che aveva da bambino, a fare il ballerino. Quando ero piccolo, la musica mi entrava dentro, e mi muovevo da solo, non mi controllavo. Quando sono arrivato a ciò che ho detto, io mi ricordo. I martiri, perché loro cominciano l'anno che sono due fiori, verso il fine d'anno li vedi pieno di lividi, fasce sul ginocchio, una caviglia, ma sono il migliore amico con la fisioterapista. Sai, 7 anni fa quando abbiamo cominciato il programma, loro erano altri 1,80, adesso sono 2 nani schiacciati come me. Ma scusa, cioè io mi offendo, no, ma non io te lo dico, perché ti offendo? Adesso me ne vado, no, mi lasci stare, sì, sì, ora me ne vado, sono offesa, vado a cercare qualcuno che mi baratti un po' di voce, un Perez, José, José Perez, José, sì, vado a cercare José, adesso va, mi vieni a fare compagnia, ciao, bravo.